Buongiorno da Sentieri Natura, siamo nel comprensorio del Monte Coglians, sono in compagnia di Antonio De Blasis del CAI di Forni Avoltri. Oggi il CAI di Forni Avoltri ci accompagna in questa magnifica escursione proprio in direzione della montagna più alta della nostra regione. E come vedete abbiamo delle giacche abbastanza pesanti, la giornata è fresca, anche piovuto a tratti, speriamo vada meglio. Dalle riprese dovreste intravedere qualcosa in mezzo alla nebbia. Allora, Antonio De Blasis, diamo subito così, facciamo una panoramica, oltre naturalmente a iniziare con un'introduzione di quella che è la vostra realtà, il CAI di Forni Avoltri, e poi magari diamo una panoramica su quello che è questo percorso che stiamo attuando adesso in compagnia di diversi soci anche. Buongiorno a tutti, ringrazio Telefriuli e in particolare i tecnici della trasmissione Sentieri Natura. Sono De Blasis Antonio, come appunto diceva il presentatore, vicepresidente della sezione CAI di Forni Avoltri, nella provincia di Udine. La sezione che mi onoro di rappresentare è una piccola sezione del Club Alpino Italiano di Montagna e attualmente conta 375 soci. L'escursione di oggi è quella che ci permetterà di raggiungere la vetta del Monte Coglians. Vetta del Monte Coglians, alta 2780 metri e, ripeto, come appunto diceva prima il presentatore, la cima più alta delle Alpi Carniche di tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Bene, eccoci alla base degli Aioni del Coglians. Abbiamo appena passato, diciamo, il punto di contatto tra le rocce scure che avete visto nelle immagini e il calcare proprio che forma il massiccio del Coglians. Siamo proprio nella zona di passaggio tra queste due formazioni rocciose così diverse fra di loro. Ci troviamo a Forcella Monuments, vero Antonio? Ecco, allora chiedo ancora ad Antonio, che è qui con noi, del CAI di Forni Avoltri, una breve descrizione di quello che abbiamo fatto e di quello che ci aspetta. Ecco, siamo partiti per il raggiungimento della vetta del Coglians, siamo partiti appunto dal rifugio Marinelli a quota 2122 metri, abbiamo risalito le pendici del Picchiadin, siamo arrivati qui a Forcella Monuments e da qui proseguiamo sempre verso sinistra seguendo il sentiero CAI 143 dopo aver superato il bivio per la cima di mezzo tramite il sentiero CAI 173 e superato anche il bivio per il pilastro del Coglians tramite che si raggiunge per il sentiero CAI 143A. Quindi proseguendo sulla sinistra, dritti, si raggiunge la base del primo ghiaione. Siamo abituati a vederlo di solito di colore rosso nei campi di grano, sto parlando del papavero. In montagna invece il papavero, in particolare il papavero retico, ha questo aspetto di colore giallo e invece che abitare i campi di grano colonizza questi luoghi davvero particolarmente inospitali come sono le ghiaie mobili, il detrito mobile che qui sul Coglians non manca davvero. Thank you.
Abbiamo superato quindi i ghiaioni, i famosi ghiaioni del Cogliance, e siamo arrivati alla base dell'ultimo salto roccioso, poco sotto la cima. E adesso passo la parola a Enrico, che ci racconta qualcosa della difficoltà del tragitto che abbiamo oggi intrapreso. Sì, dunque, è finito il secondo ghiaione del Cogliance, come diceva Sandra. C'è un breve tratto, si parla di mezz'ora di cammino prima della cima. La difficoltà è semplice, sono tratti di primo grado, non di più, neanche continui. Si cammina, primo grado praticamente camminare usando le mani solo per facilitare l'equilibrio. Per quanto riguarda le difficoltà dobbiamo dire una cosa, tralasciamo le difficoltà alpinistiche perché queste necessitano una puntata a parte, visto e considerato che le scale di difficoltà alpinistica sono minimo 3, ma ce ne sono anche altre. Per quanto riguarda le scale del CAI per gli escursionisti, diciamo che questo viene classificato dal CAI, questo sentiero viene classificato escursionisti esperti, quindi le altre due difficoltà sono E, che significa escursionisti, cioè itinerario per escursionisti, e poi c'è l'EA, che significa escursionisti esperti con attrezzature. Facciamo un esempio senza andare lontano, la Nord del Cogliance è un itinerario EEA. Allora eccoci qua proprio pochi metri sotto della vetta del Monte Cogliance, dove osservando con attenzione possiamo riconoscere ancora i resti di una postazione italiana, perché anche qui giunsero proprio i soldati durante la Grande Guerra. Allora chiediamo ancora ad Antonio qualche notizia proprio sul contingente che ha operato qui sulla vetta del Cogliance. Allora, il Monte Cogliance, in considerazione della sua posizione confinaria tra Italia e Austria, è stato teatro di eventi bellici legati alla Grande Guerra. In particolare si ricorda il 1916, anno in cui la vetta era in mano agli italiani ed era tenuta militarmente da una pattuglia, precisamente un distaccamento della 101esima compagnia del battaglione Dronero. Ecco, che oltre alle armi individuali si servivano di una mitragliatrice e di un pezzo di artiglieria da montagna da 65. Con la loro postazione sulla cima del Monte Cogliance davano fastidio, sempre militarmente parlando, agli austriaci che erano dislocati nel rifugio Valentina e ai movimenti che le stesse truppe austriache facevano ad est e ad ovest della Valentina. Come militari erano serviti per i rifornimenti da una linea teleferica che partiva dalla località Plotto e in più avevano a disposizione una linea telefonica che partiva dalla località Collina. Allora amici di Sentieri Natura, dalla vetta del Cogliance, un saluto, vedete siamo arrivati finalmente sulla vetta del Friuli e l'avevamo promesso, più in alto da queste parti è davvero difficile, vero Marco? Difficilissimo direi, si è trattato di una escursione magnifica, Sentieri Natura ha visitato moltissimi luoghi della regione, però insomma questo è un po' un luogo anche simbolo, ce l'abbiamo fatta nonostante qualche goccia di pioggia questa mattina, poi il tempo si è anche aperto, abbiamo avuto la possibilità di vedere il panorama
magnifico attorno, e ora la nebbia sta salendo, segno che il tempo va peggiorando, è ora di ridiscendere, quindi il momento dei saluti, e il microfono passa subito ad Antonio. Grazie. Allora, a nome mio e di tutta la sezione CAI di Fornia Voltri è doveroso porgere un ringraziamento all'amministrazione comunale di Fornia Voltri e agli uomini del Corpo Forestale Regionale delle stazioni di Fornia Voltri e di Tolmezzo, che con il loro ausilio e la loro collaborazione hanno permesso l'esecuzione di questa escursione. Ripasso la parola di saluti finali dopo aver ringraziato, e porto un saluto agli uomini di Telefriuli. Sì, allora anche da parte mia un saluto, io vi do appuntamento a venerdì prossimo, e da parte mia, di Sandra, di Marco e tutti gli amici del CAI di Fornia Voltri, che ringrazio, un caloroso arrivederci, ciao a tutti!